Cooperare e competere. Una ricetta per affrontare il presente fatto di insidie cyber la fornisce il numero uno dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Dobbiamo prepararci a questi eventi, dobbiamo prepararci ad attacchi internazionali a cui noi dobbiamo porre una sorta di schermo. L'intervento di Baldoni ha aperto a Roma il CyberSec, la più importante conferenza italiana dedicata alla sicurezza informatica, 2 giorni per fare il punto sulla situazione nel nostro paese. A partire da un dato, nel 2022 le denunce di attacchi a infrastrutture critiche di istituzioni, aziende e privati sono aumentate del 138% rispetto all'anno precedente. Per questo, spiega Baldoni, le competenze sulla cybersecurity devono entrare a far parte dei consigli di amministrazione delle aziende. L'impennata degli attacchi del 2022 ha coinciso con l'invasione russa dell'Ucraina. L'inizio della guerra ha segnato un momento importante, significativo, tra l'altro qualcosa che non avevamo mai rilevato, cioè un aumento significativo di quelle che erano le attività di studio, quello che viene definito in gergo rumore di fondo, cioè un'attività che viene fatta quotidianamente lungo il perimetro dei nostri sistemi informatici. Beh, questa attività si è decuplicata sin da subito, mentre dal punto di vista degli attacchi informatici abbiamo avuto un'escalation importante con un incremento del 140%, qualcosa che non avevamo mai visto prima. Ad essere presi di mira sono soprattutto il settore produttivo e le pubbliche amministrazioni. Sempre più frequenti sono gli attacchi ransomware che bloccano i sistemi della vittima e chiedono il pagamento di un riscatto, che tradotto, ad esempio, nella sanità, vuol dire sale operatori e interi ospedali bloccati da attacchi hacker. Da tutti gli speaker, compresa la consigliera di Biden per la cybersecurity, arriva dunque un appello alla collaborazione tra pubblico e privato, ma anche tra i paesi alleati, come è avvenuto a livello europeo con la direttiva NIS2. Si è deciso di creare, di istituzionalizzare questo gruppo chiamato Cyclone, che è un gruppo fatto dalle autorità di ogni Stato membro che hanno competenza per rispondere a una crisi di tipo cibernetico. Nella serra del Palazzo delle Esposizioni entra anche la questione di un possibile bando a TikTok. E parlo a titolo personale e non della NATO del Netto Defense College. Ci sono due questioni differenti. La prima è per le persone con dei ruoli pubblici e quindi i dispositivi, le piattaforme che hanno installati sui loro cellulari, e sappiamo che TikTok ha delle potenziali vulnerabilità e quindi c'è una questione di data, di sicurezza, di privacy che potrebbe essere violata e sfruttata contro dei pubblici ufficiali. C'è un altro aspetto che è più complesso, ma forse a mio modo di vedere più importante e ampio, ovvero è l'uso di TikTok come strumento geopolitico di distrazione di massa, se vogliamo. La sfida è, come sempre, sensibilizzare gli utenti comuni. È importante veicolare questa cultura della cyber security dagli esperti cyber alla pubblica amministrazione, anche al Parlamento, perché se c'è questa cultura in Parlamento aumenteranno sempre di più gli investimenti per rafforzare questa cybersicurezza nel nostro paese. Alberto Giuffrè, Sky TG24, Roma. Manca poco ormai.